lo sapevamo che non era facile perché venivamo da un periodo, insomma, dove i ragazzi erano in apprensione, un po' giù di morale, c'era da ricostruirsi e da conoscerci, perché poi quello che volevo in 3 giorni e mezzo, quasi neanche 4 giorni, insomma, abbiamo fatto diversi doppi allenamenti per cercare di dare le nozioni giuste per poter subito capire cosa dovevamo fare in campo a livello di organizzazione di gioco, di atteggiamento, di mentalità, di spirito. I ragazzi hanno fatto, sotto questo aspetto, hanno fatto molto bene, però è chiaro che abbiamo margini di crescita, di miglioramento, no? Al di là delle situazioni, dei moduli, dei non moduli, ma abbiamo margini di crescita sotto tutti gli aspetti. Mi ha dato un po' fastidio prendere il gol, ma non do la colpa assolutamente al nostro portiere. Qui dovevamo leggere prima ancora preventivamente alcune situazioni per non arrivare a quella situazione lì. E quindi ci lavoreremo, però ho visto i ragazzi tutti partecipativi, chi è partito, chi arriva, chi è entrato. Questo è lo spirito del gruppo che voglio, unito, compatto, organizzato, che va in campo sempre con la voglia di andare a far gol e nello stesso tempo di sapere anche vincere i duelli. Per arrivare in alto bisogna essere la miglior difesa e il miglior attacco, non c'è altra strada. Sì, ai ragazzi avevo detto di fare molta attenzione, perché l'Ecco era una squadra che praticamente ti può sorprendere nelle ripartenze, nella zona di transizione riparte molto veloce, invece davanti siamo stati bravissimi, hanno giocatori anche importanti e abbiamo concesso veramente quasi nulla, e quindi qualche palla inattiva dove dovevamo essere magari messi meglio con il corpo, perché abbiamo rinviato magari in angolo piuttosto che fuori, sugli esterni. Però su queste cose, anche sul particolare, nell'abbassare le percentuali agli avversari, ci lavoreremo. Questi sono dettagli che ovviamente più staremo insieme più dovremo migliorare anche sotto questo aspetto. Però per il resto l'Ecco è una squadra che ha cambiato 12 giocatori a gennaio, 10-12 giocatori, arrivati giocatori forti anche di categoria superiore che sono arrivati lì per aiutare questa squadra, quindi dovevamo leggerla con la maniera, nella maniera giusta. I ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto, quindi ordinati, attenti, concentrati, compatti, aggressivi, pronti poi ad andare a recuperare gli spazi per poter andare a far gol. Questa oggi è la partita, quindi bene così, andiamo avanti e dobbiamo continuare a lavorare perché non abbiamo fatto ancora nulla. L'imprevisto, come dire, ci sono ancora le nubi sopra di noi, perché è incredibile, insomma, avevamo fatto i cambi, avevamo dato respiro a dei ragazzi che magari erano un po' più affaticati, alcuni hanno tirato la partita che erano stanchi, però ecco, poi dopo ho dovuto cambiare anche un po' tatticamente, no, per cercare di quadrare un po' la squadra, perché certe scalate in 10 in inferiorità numerica è chiaro, diventa poi difficile, no? Poi specialmente se prendi un gol, sai, gli altri si caricano, tu poi c'è il rischio che va un po' in paura, il calcio non finiscono male le partite. Invece i ragazzi l'abbiamo portato fuori, mi è piaciuto qualche duello in area giusto dei difensori, sportellando in maniera corretta, o qualche fuorigioco che abbia fatto bene, qualcos'altro che dobbiamo migliorare, ma queste sono le cose su cui continueremo a lavorare. Sono venuti a me, sì, io sono abituato, insomma, a salutare i miei ragazzi, però sono venuti, sembravano che avevano un'intera Coppa dei Campioni, ho detto ma che sta a fare? Però questo fa capire, ho detto, fa capire quanta tensione avevano in corpo per festeggiare così dopo una sola vittoria. Però i ragazzi vuol dire che aspettavano questo momento, volevano oggi regalare una gioia alla società, ai tifosi, tra di loro, star meglio, insomma, a tutti quelli che vivono intorno al mondo Bari. E quindi questa è stata una bella dimostrazione, quindi vuol dire che i ragazzi ora hanno capito qual è il percorso, l'unica maniera per vincere la strada è questa, non abbiamo altro modo per poter affrontare le partite. Mi auguro che adesso di continuare a lavorare bene, senza troppi intoppi, perché poi ecco, queste cose qui non ci vogliono, ma andiamo avanti. 11-18 leoni li troviamo sempre per far partita, e chiunque va in campo deve avere quell'atteggiamento, quello spirito e quella voglia di sudare la maglia e di andare in campo per vincere le partite.